Ciao Marco, ho appena finito le prove del nuovo kit tester per transistor MOSFET e IGBT e devo dire che funziona molto bene. Quindi ho preparato tutti i componenti in questo blister, contenitore e altre cosine che adesso ti mando perché così tu le posso provare. Ciao e alla prossima! Questo video è sponsorizzato da JLCPCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Come sempre, prima di iniziare, un saluto a due nuovi sostenitori del programma Patreon. Ciao e grazie a Giovanni Maggio e Davide Ere. Grazie per il vostro contributo, apprezzatissimo. Proprio oggi mi sono arrivati i primi circuiti stampati del tester per transistor MOSFET e IGBT, che è un kit realizzato in collaborazione con Marco Valleggi di MWVblog. Quindi questo è un video tutorial dove eseguirò il montaggio dei componenti e farò i test. Nel frattempo compilerò anche il datasheet e preparerò il blister da spedire a Marco, che a sua volta poi farà un video. Quindi vedremo se il circuito rispetta le caratteristiche che avevamo già visto in fase di prototipo, per cui buona visione. Ecco il circuito stampato, lato componenti, lato saldature. Come sempre la qualità realizzativa di JLCPCB è assolutamente accettabile. Abbiamo i loghi belli grandi e tamarri come piacciono a noi e come vedete è una manciata di componenti perché abbiamo due integrati, qualche resistenza, qualche diodo e condensatore. E poco altro. Sul lato saldature notiamo un bel piano di massa e le serigrafie dei tre LED perché saranno visibili dall'esterno del mobile. Abbiamo selezionato come contenitore questo che ci permette di alloggiare una pila 9V in questo scomparto. Facciamo la prima verifica di compatibilità meccanica per vedere se i fori sono corretti. Inseriamo il circuito. Perfetto, direi che i fori combaciano perfettamente. Questo è il prototipo che abbiamo visto l'ultima volta. Schema elettrico, lista componenti, montiamo e in parallelo imbustiamo nel blister. Qui abbiamo tutti i componenti a basso profilo. Comunque, cominciamo dal montaggio delle resistenze, condensatori e infine gli integrati. Per la verifica dei componenti, vi consiglio di utilizzare un tester, così sarete sicuri del valore. Questa, ad esempio, è la resistenza da 10 kΩ. Troverete nel kit dei valori che non sono esattamente quelli indicati, hanno un po' di tolleranza, perché per questo progetto non è richiesta una tolleranza troppo spinta. Ho montato le prime quattro resistenze e ricordo che nel prototipo avevamo invertito R3 ed R4. R3 deve essere da 680 ohm perché è la resistenza che si trova qui in serie ai due diodi LED. Viceversa, R4 22K, che è quella in serie al terminale di gate. Ho montato i due condensatori plastici da 4,7 nano e 100 nano. Ora montiamo C3, che è un elettrolitico da 10 microfarad. Sempre attenzione alla polarità, quindi questa zona un po' più grande indica il meno. Quindi andiamo a prendere il meno, è indicato sul package del componente, e lo posizioniamo correttamente. Ora dobbiamo montare i LED che vanno montati sul lato saldature. Abbiamo il LED blu, che è il LED 3. E il LED rosso per i transistor a canale P, il LED verde per i transistor a canale N. La serigrafia è fatta con questa shape, vedete dove abbiamo il lato con la lineetta, quindi non dove è tondo, ma dove c'è la lineetta, significa che è il catodo. Quindi su questo lato andrà inserito il rioforo più corto. LED 3, rioforo più corto, lo mettiamo qua dalla sbarretta. È necessario praticare i fori su questo lato per i LED, quindi per sapere la posizione ci procuriamo una resistenza. Andiamo esattamente nel rioforo del nostro LED, prima il più e poi il meno, e facciamo delle tracce di modo che possiamo lasciare dei piccoli segni qua sulla parte di plastica. Questi due forellini ci indicano esattamente la posizione del foro per il LED. Punta con diametro 3 mm andrà bene. Infiliamo i LED nei fori con la giusta sporgenza e solo quando abbiamo fatto questa operazione possiamo andare a saldare.
Rispetto al prototipo che abbiamo provato, sono stati inseriti anche due componenti in più per avere un'alimentazione stabilizzata, semplicemente un diodo Zener D1, quindi D1 e R6. D1 è un diodo Zener da 7 volte e mezzo, R1 resistenza da 2,2 kΩ, tanto la corrente assorbita dal circuito è molto piccola, per cui questa resistenza può essere anche di valore abbastanza elevato. Nella mia versione e in quella di Marco ho predisposto gli zoccoli, così potremo fare diversi test. Gli integrati da montare sono il CD4060 per U1 e il CD4049 per U3. Sulla parte inferiore del contenitore pratichiamo tre fori per far passare i fili che si collegheranno alle pad di drain, gate e source. Qua abbiamo un foro più grande per l'interruttore che ho deciso di posizionare qua al posto del connettore in continua. Volendo si potrebbe alimentare l'oggetto direttamente da esterno. Si poteva forse mettere anche qui di lato l'interruttore, tanto lo spazio c'è, ma io lo preferisco dalla parte qui sotto. Ho saldato tre spezzoni di filo morbido da multimetro, lunghezza circa 10 cm. Direttamente qui sulla pad con abbondante stagno, in modo che abbiamo anche un'ottima tenuta meccanica. Se alimentiamo con la pila, il collegamento è semplicissimo. Dal positivo del connettore della pila 9 volte arriviamo a un estremo dell'interruttore a levetta, pin centrale dell'interruttore a levetta che arriva direttamente sulla pad più 9 qua sul circuito stampato. Il negativo invece della 9 volte lo portiamo qua su GND. In questo caso quindi non è necessario montare questi tre componenti, il connettore DC1, la resistenza R6 e il diodo Zener D1. Fissiamo il circuito stampato al contenitore con queste tre viti e mettiamo i fili del connettore della batteria qua sui lati, perché andremo ad utilizzare questo coperchio che ha queste feritoie proprio per far passare i fili di lato. Colleghiamo la batteria, la inseriamo nel vano. E utilizziamo un piccolo spessore di modo che così, quando chiudiamo con lo sportellino, rimanga ben fissa e non si muova. Poi blocchiamo il pannello con questa vite. Su questo prototipo zero ho utilizzato del nastro carta con le indicazioni che ci interessano. Poi con Marco sicuramente faremo una grafica decisamente più accattivante. Il collaudo è semplicissimo, basta agire sul bottone di on, LED blu, facciamo toccare i terminali di drain e source. In questa maniera abbiamo un lampeggio alternato dei LED rossi e verde che indica appunto la presenza di un cortocircuito. Test giunzione, posiziono un diodo Moore 480 ad esempio con il terminale di drain rosso qua sull'anodo, terminale nero di source sul catodo. Vedete che si accende solo il LED N. Quindi la giunzione è polarizzata in questo verso. Collego al contrario il diodo, quindi terminale di source sull'anodo, terminale di drain sul catodo. Questa volta a lampeggiare è il LED rosso, quello marcato P. Ho collegato un MOSFET a canale N, l'IRF640N, e abbiamo due lampeggi veloci del LED verde, che sono gli impulsi sul gate, e un'accensione lenta del LED rosso. Questa è la conduzione del diodo, che è posto in antiparallelo tra i terminali di source e drain. Ho collegato un MOSFET a canale P, ad esempio l'IRF9530. La situazione è esattamente capovolta. Abbiamo due lampeggi veloci sul LED rosso e uno lento sul verde, quindi accensione del gate e diodo in antiparallelo. Ho spuntato tutti i componenti definitivi e li ho inseriti nel blister. Qua abbiamo il contenitore, ho preparato per Marco anche questa bustina con qualche transistor da provare. Nel frattempo io compilo il datasheet e intanto inviamo il tutto a Marco. Ora ci occupiamo del pannello frontale. Marco di sicuro starà preparando qualcosa con il suo engraver e quindi avrà sicuramente un tocco artistico alla Marco. Io nel frattempo vi propongo una soluzione alternativa che riguarda l'utilizzo di un circuito stampato, magari nero con finitura Enig, quindi dorata, per dargli un aspetto un po' accattivante. Ci sarebbe la possibilità anche di fare un pannellino in alluminio. JLCPCB ha questa funzionalità di costruzione pannelli in alluminio, ma purtroppo al momento è riservata solo a clienti cinesi, quindi non possiamo utilizzarla.
Prima di passare alla progettazione del pannello, volevo dirvi che ho inserito nella mia videolist, che raggiungete a questo indirizzo, la funzione di ricerca. Quindi, se andiamo su Free Download Area, qua trovate tutti i datasheet, application notes, schemi, eccetera. In particolare, su schemi e manuali, ho suddiviso per costruttore tutti i materiali che sono liberi da copyright. Per accedere alla ricerca basta che clicchi su ricerca e ad esempio se clicco come per Philips, ecco che viene ricercata all'interno del portale tutto il materiale che contiene la stringa fill, in questo caso un PM3200 o un PM6303. Sarà sufficiente cliccare e avremo subito in questo caso il manuale in formato PDF. Utilizziamo EasyEDA. Se vi interessano i tutorial che ho già fatto su questo ambiente, basta scrivere EasyEDA sulla lista dei video e il 451 e il 452 sono due video tutorial sulla realizzazione di una semplice scheda e sbroglio. Ci colleghiamo al sito easyEDA.com, facciamo il login o la registrazione se siamo nuovi utenti. Ci viene chiesto di scegliere la versione. Io scelgo Standard Edition, che è quella tradizionale. Esiste anche la versione Pro. Tra parentesi, ultimamente questa Standard Edition è stata rivista con tutte le diciture in italiano. E uno dei nostri, Giovanni, ha seguito questo tema e quindi ora è possibile avere direttamente in lingua italiana tutti i comandi. La prima cosa che dobbiamo fare è disegnare il bordo della scheda e utilizzeremo la linea di contorno della scheda. Vedete che è tradotto in italiano, questo strato color viola. E la cosa importante è prendere le misure precise. Nel nostro caso, essendo il contenitore noto, abbiamo questo punto che si trova a 54 mm in X e 93 mm in Y. Quindi abbiamo definito il nostro rettangolo all'interno del quale andremo a inserire gli elementi grafici. Secondo passaggio fondamentale, posizioniamo i fori. Quindi scegliamo questo tool, foro, e posizioniamo dei fori. Nel nostro caso sono di diametro 4 mm perché devono accogliere un LED da 3 mm standard, quindi gli lasciamo un po' di margine. Le posizioni in X e in Y devono essere precisissime, altrimenti non saranno allineati con i LED. Io ho usato il trucco, visto che avevo il circuito stampato sotto, di prendere esattamente le misure. Quindi il pannello sarà molto utile perché ci servirà anche da dima, infatti ci permetterà di forare il contenitore esattamente in queste posizioni. Quindi abbiamo due fori per i LED verde e rosso del test e un foro qui per il LED blu che è quello di accensione on. Ora piazziamo le serigrafie. L'idea è di farle in rame esposto, per cui utilizziamo lo strato superiore, questo rosso. E ho utilizzato delle immagini, quindi ho importato i loghi, sia quello di Marco che il mio, e poi per i LED N e P, ho utilizzato un font che è quello Back to the Future, e infine, il simbolino del MOSFET. Serigrafia anche per il LED on e importantissima quella per i terminali di collegamento, gate, source e drain, tutto in strato superiore. Siccome si tratta di rame scoperto, dobbiamo fare esattamente una copia di questa grafica utilizzando lo strato Top Solder Mask Layer. Quindi se io tolgo la visualizzazione del rosso, vedete che mi rimane comunque esattamente lo stesso oggetto grafico con questo strato, Top Solder Mask Layer. Questo sarà un'indicazione per chi costruisce il circuito stampato di lasciare delle scoperture e questo lo facciamo per tutte le parti di serigrafia che vogliamo fare in rame esposto. Poi inseriamo la serigrafia tradizionale, quindi questo strato giallo. E qua ho utilizzato la scritta Transistor Tester, in realtà la cambieremo con MOSFET Tester, perché questo è un tester per MOSFET. Sappiamo che sui BJT ad esempio ha dei limiti e così lo rendiamo più specifico. E ho utilizzato sempre questo strato di serigrafia per indicare i collegamenti dell'immagine del nostro MOSFET ai terminali di misura, quindi con questi tre segmenti in giallo. Per avere un'idea di come rende, facciamo il rendering 3D. E quindi il tool prepara questa vista e questo è quello che viene proposto. Quindi vedete che in questo colore quasi arancione sono le parti di rame esposto, in bianco le serigrafie, i fori. Per
Direi che va bene, ovviamente questo è un esperimento che è di primo livello, si può fare graficamente molto meglio, ma l'idea che avevo era quella di fare questo mini tutorial per chi volesse realizzare pannellini con dei circuiti stampati, quindi in maniera molto semplice. La cosa importante è essere molto precisi nelle dimensioni, specialmente dei fori. In Ultimo, volevo dirvi che sono arrivati tutti i materiali, in questo caso appunto i contenitori, e abbiamo cominciato a preparare i kit, quindi siamo pronti per distribuirlo. Chi fosse interessato, basta che ci scrive all'indirizzo di mail indicato qui sotto e noi ve lo spediremo. Bene, e con questo termina il video. Io vi ringrazio per averlo visto. Come sempre, se vi è piaciuto o vi è stato utile, un bel pollice in su. Io vi saluto. Ciao e alla prossima!